Sono emozionata, come sempre, però questa volta un po' di più. Perché? Perché questo è un video collaborazione con una persona che io ammiro tantissimo e che all'inizio non avevo capito. Non avevo capito perché, non lo so, non riuscivo a intenderla. Lei la sa la storia. Poi una sera mi sono messa a guardare meglio e mai fermarsi alle apparenze. E invece io mi sono innamorata di Paola Style. Lei lo sa che io sarò sempre la sua temeraria. E quando abbiamo deciso di fare questa collaborazione, io ero felicissima. E sono felicissima. Questa più che collaborazione è un esperimento. Mamma mia, Marica, mamma, ma perché? Mamma mia, sono così emozionata. Allora, cosa mi è venuto pensando? Ci siamo scritte vicendevolmente una lettera. All'interno di questa lettera ci sono 10 domande che noi non abbiamo avuto il tempo di preparare le risposte. Perché? Perché abbiamo la posta in diretta. Quindi sono domande che nemmeno io so che domande mi ha potuto fare lei e lei non sa che domande io ho potuto fare io. Certo è che per fare questa collaborazione bisogna che ci si fidi l'una dell'altra. E il fatto che lei si fidi di me a me fa un piacere enorme, pazzesco, perché comunque è proprio è andare alla cieca. Allora incominciamo. È arrivata la postina, è arrivata la postina stamattina e mi ha... Guardate un po' che carino sto tappetino, è del Maus. Ah, che bello, amore, uguale. Erika, no, lo volevo far vedere perché mi piace troppo pure a me. L'ho preso al Maxi Toys. Vabbè, è stupendo. Vabbè, scusate, c'entra niente. Allora, è arrivata la postina e mi ha recapitato la lettera. Eccola qui. È una raccomandata. Ovviamente io ho coperto il tutto. E la vado a aprire con voi. Oh, mi sono emozionata. Voi non ci credete, io sono emozionata davvero. La lettera è proprio così come è arrivata, eh? Così come è arrivata, così è. Io non ho toccato niente, Paola. Te devi fidare perché se no siamo finite proprio. Se non ci fidiamo tra di noi, io la apro. Allora fammi vedere solo. Ok, vado. Mamma mia, come non vi rendete conto che emozione? Che bella! Che bella! Ci ha fatto pure. Ci ha messo pure lo scotch. E tu da qui, a parte che io ho fatto uguale, Paola, e non crede. Ci hai fatto la firma. Così se l'andava ad aprire. No, non l'avrei mai fatto. Allora, questa è la busta. È stupenda e comunque se hai usato la stessa mia tesoro è della Lidl. Guarda che bella, amore. Eccoci qua, andiamola ad aprire. Questo è un cimelio per me. Andiamo a vedere con le mie forbicette dell'asilo. Va bene, ma è uguale. Io una volta dai cinesi avevo visto un tagliacarte, non l'ho preso e me ne pento amaramente. Ecco, Erika, perché devi rompere la busta? No. Allora. Ecco, sto aprendo, eh. Ok, vado, eh. Vato, va, vato. Ok. Comunque anche io Lidl siamo proprio a fregne. Ciao, Erika, ok? Queste sono le mie 10 domande per te. Allora, prima domanda. Quando hai capito di essere così piena di creatività? Oddio, da sempre. Nel senso che io sin da piccola disegnavo, riproducevo dei quadri quasi identici. A me piaceva molto Modigliani, forse perché aveva queste figure stilizzate. Io da piccola riuscivo a... che emozione! Riuscivo a riprodurle in maniera fedele. Poi con la mia insegnante avevamo trovato la tecnica giusta e quindi io riproducevo Modigliani come fossi proprio una persona poco onesta, ecco, capisci? Spacciavo Modigliani come originali. No, la verità è che anche mio papà comunque è sempre stata una persona nel campo della creatività e quindi in famiglia.
io creativa, no? Io mi arrangio, ecco, c'è chi molto più, io mi diverto, ecco, io mi diverto, capito? Io mi diverto, mi ingegno, ecco questo. Seconda domanda, hai il pollice verde? Ma cosa? Pollice verde? Ma io faccio seccare le piante finte, i fiori finti, ma cos'è? No, mi faccio seccare tutto. Non esiste, io pollice verde zero, ma proprio zero, non riesco a fare niente, non, niente, mi si secca tutto, è uno schifo, non ce la faccio. Terza domanda, addio, perché non ti fai vedere nei video? Questa è un po' la domanda di tutti, eh? Allora, perché non mi faccio vedere? Non c'ho nessun problema, non ho nessun tipo di malformazione fisica, chi mi conosce lo sa, posso essere un po' più ciottella, ma va bene, ci sta anche, grasso è bello, amore mio, andate avanti, grasso che qua, va benissimo, d'estate. E perché? Perché sono timida, perché io così sono Erika. La Erika che tanti conoscono e che apprezzano o odiano, perché a me come si ama o come si odia, e non mi faccio vedere perché io sono timida, non ho ancora fatto la prova telecamera in faccia. Una mia amica mi ha detto: Erika, prova a registrare un video e vedere se riesci. E io ci ho provato, ma mi blocco, ma cosa dico? C'ho st'occhio che mi guarda, st'occhio nero che mi mette in ansia e non riesco, siccome deve essere un piacevole evento guardare un video, comunque un passatempo, adesso come adesso farmi vedere non mi sento sicura. Sto lavorando su questo, non è, sono timida, fondamentalmente io sono timida, però alla fine poi io mi sciolgo e vado, se capisco che c'ho terreno fertile, una bolgia, però sono timida. E quindi se di fronte a st'occhio nero che mi mette l'ansia, io che non so fare i tagli del video, rischierei di fare video, mezzo, cioè no, spegni, accendi, non gliela faccio. E quindi per adesso non mi faccio vedere, ma sto lavorando su questo. Paola, mannaggia. Poi, come immagini tua figlia da grande? Mamma mia, che domanda, mi fai piangere. Sana e bella come è adesso, piena di vita e sensibile, spero sia una mamma splendida. Ecco, mannaggia Paola, non me lo dovevi fare. E non posso manco staccare adesso però, Io spero sia felice, questo lo spero con tutto il cuore. Io a volte nascondo anche le mie tristezze nella risata, perché io non voglio che lei soffra. Il mondo è duro e lei è tanto pura, Giulia è tanto pura, e a volte ho paura perché rimango fregata anch'io che sono adulta. Però se la domanda era come te la immagini da grande, io non credo che fosse fisicamente, io penso proprio che sia così, io spero che sia felice. Io ho lavorato tanto sin da piccola con lei per renderla felice. Lei, io posso dire oggi che è felice. Spero che lo sia un domani anche con la persona che l'accompagnerà. Paola, mannaggia. Se avessi 1 milione di euro, cosa faresti? Oh, guarda, io ti rispondo subito. Mia mamma è in affitto. Io la sistemerei, non c'è più mio padre, quindi da sola, quindi la sistemerei, una bella casetta, non, niente, poi il resto non mi interessa. Vabbè, non è che, fermatevi tutti, fermate i cavalli, cioè, allora, dopo aver piantato una casetta per lei, io una cosa solo vorrei per me, è recintarmi sto pezzo di terra. Perché qua chi va, chi viene, chi va, no, me devi suonare se vuoi entrare a casa mia, capito? Devi suonare, io te devo vedere dal citofono, invece qui è tutta aperta, è tutta campagna, è solo che mi ci vuole un botto e che quindi non lo posso fare. Quindi se io avessi 1 milione di euro così, e poi per come sono io mi circonderei di animali, e poi come sono io, uno dice, ecco la frase fatta,
No, io aiuterei parecchia gente, io conosco gente e l'aiuterei, questo sì, ma senza farmi vedere, cioè proprio come si dovrebbe fare dentro la cassetta della posta, capito? Una bella busta, un infarto secco quando l'apri, però così, perché io non credo assolutamente alle raccolte, fondi. Io credo poco, io credo nel prendere e portare, io credo quello che ti filmo mentre gli dai quello che gli devi da là, capito questo, eh. E poi cosa, gli animali, l'ho già detto, pieno di animali, madonna mia, quante cose farei io. Ma per me poco, a me solo che potessi recintare, per il resto, per gli altri, a me non serve niente. Poi, ti piace di più guardare i film alla TV o al cinema? A me piacerebbe il cinema, sinceramente, però d'inverno, al freddo, non è che so una patia. Io sono una grandissima pantofolara. E come tale, a me mi piace sta sul divano. Proprio a me mi piace, proprio che vedevo di. Soprattutto d'inverno, col freddo, vestita un po' da nonna papera, con lo scialletto. Io ho un poncho di lana rosa, che imparerete a conoscere. Che io, mi ha regalato mia sorella tanti anni fa e che io porto sempre in maniera molto orgogliosa perché tiene in caldo, spaventoso. E io con quello, capito, con sto poncho con le frange lunghe, rosa, di lana, proprio della nonna Belarda, e sti belli calzetti, io preferisco stare in poltrona, quindi un bel film. Odio le pubblicità, in maniera quasi proprio, assoluta, anche perché un film dura 5 minuti, 3 ore di pubblicità, non è possibile. Però se devo scegliere fra cinema e TV, scelgo la TV perché io sono pantofolara. 7. Ti rifaresti chirurgicamente qualcosa del tuo corpo che non ti piace? No, assolutamente. No, 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 ma per carità, ma perché io mi sono accettata con l'accetta, come sono. No, 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 quello no, io non ho mai capito. Quando ero piccola, sì, sai, le mie amiche, sai, sto bello cenotto, io insomma, no, cioè, io se potessi, no, ma non. Assolutissimamente, no, io non cambierei niente perché proprio per me non è. Cioè, io non, cioè, ho troppa paura di non riconoscermi, capito? C'è chi sta male e che quindi dice no, lo devo fare proprio perché, per carità di Dio, però io anche lì avrei paura. Perché se dopo io non mi riconosco, non lo so, capito? Per esempio, come il tatuaggio, no? A me i tatuaggi piacciono, ma io non me lo potrei mai fare. Ma per un semplice motivo, perché io poi mi stanco. Io è come se, oddio, toglietemi sta cosa, madonna mia, toglietemi sta cosa, cioè impazzisco, io impazzirei, io sono quella che già è tanto che io riesco a portare gli smalti 3 settimane, perché io una volta al giorno cambiavo, io ho sempre bisogno di cambiamenti, non una cosa chirurgica, assolutamente non potrei mai, ma poi cosa, cioè, no, 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 assolutamente, mo. Poi, ottava domanda, ho capito guardando i tuoi video che ti piace parlare. Cosa ne pensi dei timidi che non parlano mai in compagnia come te? Cosa penso dei timidi che non parlano mai in compagnia? Ah, come me, scusa! No, ma tesoro, ma io te lo so, io ti abbraccerei sempre, no? Per carità, tutti. Guarda che tu comunque sei timida, ma sei comunque più coraggiosa di me. Punto, è finito. Io ancora devo andare, capito? Mi devo esporre, tanti lo devi fare, addirittura una persona mi ha detto non è bello che non ti esponi. Vabbè, ma che devo fare? Ma io sono. Cioè, oggi c'è questo. A me piace parlare, ma perché comunque vengo da esperienze scolastiche che mi hanno portato a. Cioè, se non parli cotica, cioè, avendo insegnato, se non. No? Che dopo io la butto a chiacchiera così sono molto libera e sciolta, però comunque ho anche un contegno che mantengo al di fuori. Ho smesso di insegnare quando è nata mia figlia, mi sono dedicata a lei. Questo lo preciso, se no incominciano 8.000, no, persone che mi chiedono di consigli scolastici, non so più niente. Quindi io sono abituata un po' a parlare, a fare, a stare un po', diciamo, un po' al centro dell'attenzione, però solo per quanto riguarda il mio ambito, scolastico. Nella vita privata mi faccio. La maggior parte, no? Torno a ripetere, sono timida, quindi solo che nella scuola io mi trasformo completamente e questo è come fosse un po' una scuola, no? Un po' così. Le persone timide mi fanno tenerezza e sono quelle che proprio mi portano invece
a difenderle. Ecco, io per esempio, io provo una grandissima tenerezza per te, Paola, e per me c'è un genio in te che, mamma mia, io te lo dissi anche una volta privatamente, magari fossimo vicine, cioè, ma sai che ridere, ma perché comunque tu hai una vena comica che mi fa morire. I timidi in generale capisco, perché anch'io sono timida, e se io mi trovo di fronte a un timido, anch'io mi chiudo, ovviamente, no? Cerco di trovare sempre il modo per l'approccio, perché il timido, se fai col mio approccio così esuberante, lo schiacci, cioè un attimino ci vuole, no? Penso che siano persone fantastiche, normali, e che comunque dentro abbiano un tesoro. Ecco, io questo sono convinta, un tesoro, e a me piace la scoperta del tesoro, e quindi io sono molto attirata dai timidi. Quanto curi la tua persona? E non mi faccio vedere apposta. Non è vero. Allora, quanto curo la mia persona? Allora, io sono una casalinga pantofolara, zero pollice verde, abito in campagna, dovrei essere proprio una selva, invece è proprio western, con tanto di cosa che rotola, balla di fieno che rotola. Quanto curo la mia persona? Adesso ho tagliato i capelli corti, è un po' lo stile tuo, Paola, come li hai tu, un po' corti, li avevo lunghi alle spalle, e curo la mia persona. Adesso la curo, vado con la mia acqua micellare la sera, mi metto lì, mi impomato, faccio tutta la carina, la graziosa. Però se te devo dire, dalla parrucchiera tutte le settimane? No. Dall'estetista un giorno sì e l'altro pure? No. Erika, te fai le sopracciglia tutte pinzettate, tutte sottili, che poi te le riprendi come... No, ma che pennarello! Ma voi non sapete una cosa? Che quando sono andate di moda le sopracciglia rigogliose, io ho detto, ammazzate, oh! Cioè, perché io ce l'ho sempre avute così, molto rigogliose, cioè, io è una cosa proprio grossa. E quindi, cioè, rigogliose, vanno bene sul viso mio, ognuno ha le ciglia che se merita, io ho le mie, voi avete le vostre. Però se mi dice che mi spinzetto, che sto lì, no, mentirei, cioè io sono molto libera e felice. Ecco, l'unico vezzo che io ho le mani, perché a me piacciono tantissimo le unghie, e quindi tendo proprio a curarle, ma ho cominciato a curarle di più quando mi si sono sfaldate, lo sapete. Quindi quanto cura la tua persona? Il giusto. Non sono una persona patita che sto lì, mi imbello, mi rimpetto, mi coso, anche perché io sono un tipo da cotto e mangiato. Ecco, io non potrei mai fare il mi trucco con voi, perché non so capace, cioè non lo posso fare. Un domani forse, non lo so, ma adesso come adesso non lo posso fare. Adesso come adesso no, perché mi trucco con voi, significa che no, devo alzare sta telecamera. Piano piano, piano piano, le cose vanno prese assaporate. Allora, se potessimo andare in vacanza insieme, dove mi porteresti? Senti, io dove ti porterei? Allora, se dovessimo partire insieme con quel milione di euro che ho, te la offro io la vacanza, Paolo. In America? Madonna Paola, dai, andiamo! Tu la lingua la conosci, io te seguo a ruota, basta che se magna, stiamo a posto. Io te porterei in America, a New York, bah, che bello! Te porterei a vedere cascate del Niagara, te porterei a vedere... Desaccio. A New York, te porterei là, perché comunque è un sogno mio, quindi io là mi divertirei tantissimo, l'ho sempre detto che è un mio sogno irrealizzabile, però se sto alla botta di fortuna che mai hai augurato tu, se dovessi avere un milione di euro, io ce parto. Spero ti piacciono le mie domande, un bacio grande, grazie di tutto, Paola. Eccola qua. Io mi sono divertita, mi sono tolta un peso, sono emozionata, io sono felice, io spero di poter collaborare di nuovo con te. Le tue domande mi sono piaciute tantissimo, e io ho fatto indubbiamente più difficoltà di te, vedi, i timidi, sono un pozzo proprio pieno, gonfio, spero di poter collaborare di nuovo con te, tesoro, te l'ho già detto, ma perché credo proprio nella persona che sei,
Io mi sono fidata di te, tu ti sei fidata di me e non mi perderai mai. Io vi do un bacio grande, grandissimo. Grazie ancora Paola. Ciao a tutti.